You are the one thing in my way. 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 L'acqua di limone caldo è utile anche per la gola. Rimedi contro il mal di gola. Ho notato che quando il mal di gola si allevia un po', tipo disinfettante per la gola. Buon Natale a tutti, benvenuti in questo nuovo vlog, buon Natale. Mi rendo conto che, a parte il fatto che faccio schifo perché sono senza trucco appena svegliata e ho mal di gola e sto morendo, mi rendo conto che più si avvicina il Natale, sotto c'ho il pigiama, ovviamente ancora, lo conoscete, e questa felpa che mi piace tantissimo perché è calda e non è mia. E, più si avvicina il Natale e più sono incazzata, triste, depressa, incredibile, com'è sta cosa? Cioè, io ho proprio l'antispirito natalizio, fantastico, veramente. Evviva, sono euforica. Benvenuti in questo nuovo anti-vlogmas, perché io sono il Grinch di YouTube. Ditemi voi invece nei commenti se state facendo regali, i vostri preparativi per il Natale, dai, ditemi queste cose, magari che mi trasmettete un briciolo di spirito natalizio, perché quest'anno proprio zero, e tipo perché secondo voi il Natale è bello, però seriamente non mi dite quelle cose, è bello perché a Natale siamo tutti più buoni, no, ci crede, a Natale siamo sempre uguali, che più buoni, oh, oh non so. Un burro d'arachido, l'effetto biscottale, vuol darsi che mi addolcisce la mia colazione. La cosa più bella è la colazione. Mamma, così basta. Una moppa. Momento piatti, sì, perché ancora non mi è arrivata la lavastoviglie, quindi devo fare i piatti a mano. E viva il Natale, buon Natale a tutti. Che me ne frega. Che me ne frega. C'è il pupi che mi guarda sconvolto. Mamma, ma che fai? Hai ragione, mamma è impazzita. Ha lo spirito natalizio che mi rende particolarmente scema. Più scema del normale. Fortunatamente bellissime giornate qui a Napoli, ci sta da Dio. Abbiamo lavato tutte le cosine di pupi. Ho lavato il suo pupazzo, il tappetino, tutti i cuscini dove le si mette la copertina, quest'altro qua che è quello che sta nella sua cuccetta, vero amore, mamma? Chicchi, chicchina, chicchi è mammina, guarda che tuo giochino, bella. Certe volte vorrei essere un cane, che così, non lo so, sei sempre felice. Pappa, coccole, gioco, vero? Che energia, mammina, ti porti gioco sul divano. Ti porti giochino sul divano, sì. You are the one thing in my way. 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 Vivere così con l'orologio bloccato, cioè io guardavo, vabbè, mezzogiorno meno un quarto, vabbè, c'è tempo, ok, c'è tempo, cioè praticamente è l'una. Oh mio Dio, devo correre, che vita di merda. Per pranzo mi sono preparata questa cosa buonissima che è una mia invenzione, tipo uno spezzatino, comunque dentro ci metto dei burger di pollo, questi qua sono già pronti, sono bio, burger di pollo magro,
e tagliuzzati con delle verdurine, che in questo caso sono zucchine, peperoni, sedano, pomodorini, e come spezie ho messo finocchietto e rosmarino. Viene buonissimo perché si insaporisce tanto ed è proprio buono buono buono. Ci potete condire la pasta, il riso, buonissimo. Finalmente mi sono data una sistemata, ragazze. Cioè, amore, amore, amorina, mi dai bacini. E cioè, una sistemata, che cosa significa? Mettermi praticamente un po' di correttore, un po' di blush, e questo è tutto. Devi piacere, cari rossetti, dammi i bacini. Ragazzi, volevo parlare un po' con voi perché in tante mi chiedete sempre questa cosa, diciamo, della mia storia, della mia vita privata. E la domanda più ricorrente dell'ultimo periodo è: che fine ha fatto Max? Questa è la domanda più ricorrente. A me fa piacere questa cosa, vi dico la verità, perché vi fa capire che voi vi siete affezionati a me, quindi comunque mi volete bene, volete capire cosa sta succedendo e quindi vi interessa sapere io come sto, eccetera. E poi vi siete affezionati a noi come coppia, quindi mi fa piacere questa cosa, perché ovviamente vuol dire sempre che provate affetto verso di me. La situazione è molto difficile, nel senso che molte persone nei commenti mi hanno detto: ah, tu vuoi fare il mistero, non vuoi dire... Non è neanche voler fare il mistero, io sono un po' molto riservata su queste cose, cioè non mi va, perché cioè sono realista e so che i miei video li vedono migliaia, centinaia di migliaia di persone, e molto spesso li vedono anche persone, amore, che io vorrei che non li vedessero, cioè persone che magari conoscenti, o semplicemente persone che vogliono farsi i fatti miei. Io non vorrei che si facessero i fatti nostri, perché magari... se potessi scegliere non gli direi quelle cose, insomma, capitemi. Quindi non si parla solo di followers e persone che mi vogliono bene, ma c'è tanto altro. E niente, così come quando ho una cosa molto bella e mi va di tenerla per me, perché ho paura che magari dicendola, io sono molto scaramantico, ho paura che magari dicendola possa succedere qualcosa. Allo stesso momento, quando succede una cosa molto brutta, come in questo caso, ho paura di dirlo, perché voglio tenerla per me. Anche una cosa brutta non mi va che si possa fraintendere, le persone possano passare per quello che non sono. Io ho molto rispetto della mia storia, del mio passato, di lui e delle nostre cose. Sono cose nostre, eccola qua, si è messa vicino a me, stavette. Sono cose nostre, quindi non mi va che vengano travisate o che qualcuno possa passare per quello che non è, perché poi è facile qua giudicare. A me poi mi brucia anche molto il culo, detto tra virgolette, se si dice qualcosa di male, cioè nel senso che anche contro di lui, cioè, non lo so, mi dà fastidio, perché comunque io molto rispetto ci tengo che ne sia portato, e purtroppo non tutti portano rispetto, e quindi meglio che mi sto zitta. Ma a parte questa questione di privacy e di mia riservatezza, c'è anche da dire il fatto che io, anche volendovi dire cosa sta succedendo, veramente è una cosa così difficile da spiegare, perché solo chi è stato da tanti anni con una persona mi può capire. Amore, però stai un po' rompendo le scatole a mamma. Solo chi è stato amore, e noi stiamo affrontando un discorso serio, a mamma. Prendi posizione e basta. Vuoi anche popcorn? Sei al cinema? Stai scegliendo la poltrona? No, vabbè. Allora, voi mi vedete... diciamo che c'è da dire questa cosa, che solo chi è stato tanti anni con una persona può capire a cosa mi riferisco. Cioè, quando sei stato tanti anni con una persona, non è che da un giorno all'altro, ma ci vuole tempo. Ma anche noi adesso le cose stanno così. Noi non ci vediamo da un po' di tempo, stiamo attraversando un periodo molto difficile di crisi, più dell'anno scorso. Però io non vi posso dire con certezza quello che accadrà, insomma, ci sono stati dei brutti litigi, delle brutte cose, però anche passato, è successo tante tante volte, essendo stati tanti anni assieme, che ci siamo, comunque abbiamo avuto dei momenti di crisi e poi magari siamo tornati assieme, quindi ecco, non posso, non voglio e non so, insomma, darvi delle risposte.
è un momento molto difficile, di crisi molto grande, e lui non c'è, questa è la verità, lui non c'è, e quindi le cose per il momento stanno così. Quando sei da tanto tempo con una persona non basta un mese per dire finita o cancellato, non sei mai stato nessuno, cioè io ho condiviso gran parte della mia vita con lui, quindi non è facile dimenticare, non è facile mettere un punto, molto spesso si mettono delle virgole, si mettono dei puntini e ci vuole tempo per mettere un punto, quindi questa è la verità. Volevate sapere che fine ha fatto? E questo adesso vi posso dire, e sicuramente comunque nei prossimi vlog vi aggiornerò con le novità, man mano vi dirò le cose, perché comunque sapete che questi vlog sono anche un modo mio per esprimere quello che sento, un modo per confidarmi con voi e parlarvi comunque della mia vita e delle mie emozioni, delle mie sensazioni. Quindi sicuramente, anche se non vi dirò proprio tutto quello che è successo, però sicuramente vi informerò e vi dirò cosa sta succedendo e cosa succederà, lo vedrete, ve ne accorgerete, quindi ci saranno comunque delle novità e dei cambiamenti inevitabilmente, quindi spero che possiate capire la difficoltà che ho nel parlare di queste cose, e soprattutto perché sto davanti a una telecamera, sto davanti a, per quanto io me ne possa dimenticare, però so che ci sono tante persone che mi guardano. Ma poi proprio il fatto che anche la vita di tutti i giorni, cioè io, cioè anche mia mamma ad esempio mi ha fatto delle domande, io gli ho risposto un po' così alla cavolo, perché non so cosa dire, quindi le persone che mi vogliono bene accanto a me, a parte qualche piccolo episodio, si stanno zitte e cercano di capire la situazione, i miei silenzi e i miei momenti, e quindi capiscono che è un momento delicato e non è il caso di fare delle domande, non è il caso di esigere delle risposte, insomma, chi vivrà vedrà. Ragazzi, vi volevo far vedere le nuove cosine che avevo preso da Te Zenith, le ho messe qua sul mio letto per farvele vedere. Facciamo un po' una haul nel vlog. Che vuoi tu, amore? Sempre protagonista. Allora, ho preso questi calzini carinissimi. Praticamente sono con l'antiscivolo, è a forma di fiorellini o zampine, non lo so, col fiocchetto, e sono di quelli... Ah, no, no, no! Sono di quelli pelusciosi, morbidosi, che piacciono ai cagnolini come pupi, insomma. E li ho presi anche rossi, guardate, guardate se non sono super natalizi, bellissimi. La luce fa sembrare qua i colori un po' diversi, perché sono con l'iPhone, come sapete. E, però sono con proprio rosso, cioè proprio un rosso fuoco, rosso natalizio. Amore, ci sono anche un po' di brillantini, anche questi qua con l'antiscivolo, sono super caldi, tipo la sera, la notte, così. E anche rosa, super romantici, troppo carini, sempre con l'antiscivolo. Costano 3,90, secondo me sono troppo carini. E io l'ho presi tutti i colori perché me ne sono innamorata, vabbè, questi sono bellissimi. Ok, amore, ti togli? Che c'è? Poi ho preso questo è troppo bello, questo è tipo un top fitness per la palestra, è troppo carino, in nero, ed è praticamente, c'è questo bordino tutto colorato e poi qua viene incrociato dietro, c'è anche una leggera, non è un'imbottitura, una piccola coppetta, che quindi non lo fa essere trasparente, insomma, capite, per noi donne quando si vede qualcosa, insomma. E poi una cosa bella è anche un po' accollato, io infatti quelli top sportivi a me vanno tutti molto scollati e infatti metto sempre, insomma, qualcosa sopra, invece secondo me questo qua potrebbe anche essere indossato da solo, perché è molto accollato ed è proprio bello rigido, cioè sta tutto al sicuro, sotto controllo, ed è molto molto carino, vero mamma? È proprio bellissimo, mi piace tantissimo. La linea di Zenith sportiva ancora non l'ho approfondita proprio bene, però la devo approfondire, vi farò sapere nelle prossime puntate. Poi ho preso questo, che è troppo bellino, ed è praticamente un... non so cosa sia, tipo un vestitino, non so, comunque è inverno, non so come metterlo, magari lo conserverò per l'estate, oppure secondo me si può mettere con delle calze sotto, comunque stava solo 10 euro, l'ho preso perché di quelli là corti così avvitati,
ed è con nero con i fiorellini grigi. E poi la chicca delle chicche è questa, ragazze, troppo belle, le nuove calze di The Zenis, che ha fatto questa linea appunto di calze. Io subito le ho comprate, sono troppo carine e le ho prese nere, sono nere praticamente velate, portano qua e qua e poi qua, quindi una finta parigina. Troppo bella, mamma, ti piace? Come sono belle, mi sembra che ridi, ti piacciono? E guarda quando alza quella giampa, mio amore, troppo belle. Sono appassionata di calzini, calze. Devo ancora montare il video, ovviamente montare questo vlog e metterlo a caricare, perché con la connessione che ho io, non avendo la fibra, non avendo nulla, ho bisogno di comunque tante ore, quindi li metto a caricare sempre la sera i video, quindi tipo andrò a dormire tardissimo anche oggi, che poi anche andando a dormire tardissimo comunque la mattina mi sveglio presto e poi faccio lo spuntino notturno e vado a dormire, tisanina e a dormire. Quindi vi saluto qua, vi do la buonanotte, mi raccomando lasciatemi un like se vi è piaciuto questo video, se vi piacciono i miei vlogmas, la mia compagnia. Un bacio grande e buonanotte, ciao.